Ciao a tutti ragazzi, siamo qui oggi con questo video per iniziare a preparare insieme la 35esima giornata di campionato. E se avete già portato a casa qualche titolo, fatemelo sapere qua sotto nei commenti che mi gasate tantissimo. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo domani, ore 12:30, seconda parte di questo video dove analizzeremo centrocampisti e attaccanti. E poi sabato, sempre 12:30, live qua sul canale, pregiornata per tutti gli ultimi vostri dubbi. Ragazzi, vi ricordo anche di lasciare un like, iscrivervi al canale e, se volete, la campanella per rimanere sempre aggiornati. E adesso iniziamo. Ciao, sono Federico Viglino e questo è Pro Fantacalcio. Partiamo con i portieri. Il primo nome consigliato è quello di Meret, che se la dovrà vedere contro uno Spezia che ultimamente fa un po' di fatica ad andare in rete. Il secondo portiere che mi dà buone sensazioni per questa giornata è Consigli, che dovrà vedersela contro il Genoa. Il Sassuolo attualmente è in corsa per arrivare in Conference League e perciò con l'obiettivo europeo può essere che chiuda la saracinesca contro un Genoa quasi salvo. Il terzo portiere consigliato è Sirigu, che con il suo Torino dovrà vedersela contro il Verona e andrà a caccia contro gli scaligeri dei punti salvezza. Passiamo ora ai portieri sconsigliati e il primo nome è quello di Fuzato, oppure Mirante, qualora dovesse giocare lui, perché la Roma ultimamente mi è parsa già in vacanza a livello mentale. Secondo me avrà grosse difficoltà a proteggere da qua a fine campionato il settimo posto, che potrà magari lasciare al Sassuolo, l'ultimo posto appunto per l'accesso in Europa, ed è per questo che nella gara contro il Crotone, ricordiamo, è un Crotone già retrocesso, ma che fa veramente bene in attacco in questo momento, eviterei il portiere della Roma. Il secondo nome tra i portieri che eviterei è quello di Sepe, che dovrà vedersela contro l'Atalanta a caccia di preziosissimi punti per la qualificazione in Champions League. Ultimo portiere che non consiglio è Dragoschi, che dovrà vedersela contro la Lazio, una squadra che ultimamente segna davvero parecchi gol. Per questo lo eviterei. Passiamo ai difensori e il mio primo difensore consigliato è Atebur, che è recentemente tornato dopo un lungo infortunio e dovrà vedersela questa giornata dalla sua parte, dalla sua fascia di competenza, contro uno spento Gervinho. Per questo consigliato. Il secondo nome per la difesa è quello di Bonifazzi, che dovrà vedersela contro il Bologna e che sta vivendo insieme al reparto difensivo dell'Udinese un ottimo periodo di forma. Per questo io lo schiererei. Il terzo difensore consigliato giocherà all'interno della sfida salvezza tra Benevento e Cagliari ed è Lico Giannis. Infatti, nella sua fascia di competenza dovrà vedersela contro De Paoli, non certo un fulmine di guerra in questo momento, e Lico Giannis ha già dimostrato di poter far male in questo periodo sotto porta anche su calcio di punizione, perciò io lo schiererei. Passiamo ai difensori che non vedo particolarmente bene. Il primo nome è quello di Martinez Quarta, che dovrà vedersela contro un Correa scatenato in quest'ultimo periodo. Altro nome per la difesa che non vedo bene è quello di Smalling. Infatti, una vittoria della Roma sul Crotone non farebbe notizia, sarebbe considerata dai giornalisti come normalità. Il giocatore ha quindi tutto da perdere in questo scontro contro l'ultima in classifica e poco da guadagnare anche in caso di vittoria. Attenzione al fantacalcio. Il terzo nome in difesa che eviterei è quello di Pezzella del Parma. Infatti, il giocatore, infortuni permettendo, ha fatto una gran bella stagione con una media voto superiore al 6, ma questa giornata nello specifico dovrà vedersela contro un Malinowski in formissima. Per questo guarderei altrove. Bene ragazzi, se avete dei dubbi per quanto riguarda portieri e difensori, su chi schierare la prossima giornata, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. In più vi ricordo l'appuntamento di domani, ore 12:30, con centrocampisti e attaccanti. Come sempre, lasciate un like se non l'avete ancora fatto, più l'iscrizione e la campanella e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao ragazzi!